Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questo spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi sulla divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 15 settembre 1922. Continuando a far copiare dai miei scritti ciò che Gesù mi aveva detto sulle virtù, vi sentivo tale ripugnanza da sentirmi morire e dicevo tra me: agli altri si fa l'inventario delle cose dopo la loro morte, a me sola mi tocca la sorte di farlo io stessa mentre sono vivo. Ah, Signore, dammi la forza per farne il sacrificio. Poi si è aggiunto che il confessore mi ha fatto sentire il modo come deve tenersi quando li faranno uscire fuori. Oh Dio, che pena! Mi sentivo amareggiata fin nelle midolla delle ossa. Onde il benedetto Gesù, nel venire, vedendomi così amareggiata, mi ha detto: figlia mia, che hai? Perché tanto ti affliggi? È la mia gloria, il mio onore che lo richiede, e tu dovresti essere contenta. Credi che sono le creature che ciò vogliono, che fanno e che ti comandano? No, no. Sono io che travolgo tutto, che li spingo, che li illumino. E molte volte non sono ascoltato, altrimenti si darebbero più premura ed avrebbero più interesse. Ed io sono costretto a spingerli più forte per fare che il mio volere si compia. Tu vorresti aspettare dopo la tua morte, ed il mio volere non vuole aspettare. E poi è vero che tu ne hai connesso l'innesto con la mia volontà, ma qui si tratta non di te, ma di me. Si tratta di far conoscere gli effetti, i pregi,
il valore che contiene il mio volere operante nella creatura quando vive in esso. E poi, se non vuoi interessarti tu, che conosci quanto mi sta a cuore e come ardentemente anelo che gli effetti del mio volere siano conosciuti, e da cui mi verrà la completa gloria della creazione ed il compimento della stessa redenzione, oh, quanti effetti sono ancora sospesi, tanto della creazione che della redenzione, perché il mio volere non è conosciuto e non tiene il suo vero regno nella creatura, e non regnando la volontà umana resta sempre schiava di se stessa. Onde credi tu che si interesseranno gli altri dopo la tua morte? Oh, quante cose sono sepolte che ho manifestato alle anime per mancanza di chi si interessi delle opere mie. Ma se ho tollerato le altre, questa della mia volontà non la tollero. Darò tanta grazia a chi si metterà all'opera da non potermi resistere. Ma la parte più interessante ed essenziale la voglio da te. 20 settembre 1922. Stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù: «De, fa amore mio che da tutto l'essere mio non esca che amore, lode, riparazione, benedizione verso di te». Ora, mentre ciò dicevo, il benedetto Gesù è venuto ed io mi vedevo tutto occhi, non c'era particella di me in cui non si vedeva un occhio, da ciascuno dei quali usciva un raggio di luce che feriva la persona di nostro Signore. E lui mi ha detto: «Figlia mia, è decoroso per me e per te che da te non esca altro che amore, santità, gloria, tutto per me. Altrimenti degraderei la mia volontà col far vivere nessun'anima che non fosse un complesso insieme di tutti i beni, dei quali sovrabbonda la mia volontà. E l'anima, se non tenesse i germi di tutti i beni, non potrebbe ricevere i beni che la mia volontà contiene. E se mai sia, tenesse qualche germe non buono, sarebbe una intrusa, senza nobiltà e decoro, quindi lei stessa, vergognandosi, se ne uscirebbe fuori, né prenderebbe gusto e contento tenendo in sé cose strane al mio volere. Perciò ti ho segnato anche le gocce del mio del tuo sangue, le tue ossa, i tuoi palpiti. Sono questi occhi di luce per fare che nulla esca da te che non sia santo e che non sia diretto a me». Onde dopo mi ha trasportata fuori di me stessa, facendomi vedere tutto sconvolto e come stanno macchinando altre guerre, rivoluzioni. E Gesù faceva tanto per distoglierli, ma vedendo la loro ostinatezza si ritirava da loro. Mio Dio, che tristi tempi! Io credo che mai l'uomo è giunto a questo eccesso di perfidia, di volere la distruzione del proprio essere. Onde stavo con timore che il mio dolce Gesù non ci venisse, molto più che mi sentivo che le mie sofferenze erano scemate e come addormentate. Perciò dicevo tra me: se è vero ciò che ho visto, a seconda delle altre volte, per dar corso alla giustizia, forse non ci verrà e non mi farà parte delle sue pene. E Gesù, ritornando, vedendomi molto oppressa, mi ha detto: «Figlia mia, non temere. Non ti ricordi che occupi doppi uffici, uno di vittima e l'altro ufficio più grande, di vivere nel mio volere per ridarmi la gloria completa di tutta la creazione? Sicché se non starai in un ufficio insieme con me, ti terrò nell'altro ufficio. Al più ci potrà essere una sosta di pene per riguardo dell'ufficio di vittima. Perciò non temere, quietati». Bene, in circostanze ambientali un pochino difficili, mi dispiace anche che questa meditazione, insomma, poi sarà registrata. Purtroppo stamattina siamo circondati dentro e fuori da rumori e da operai, quindi questo, diciamo, è il posto più protetto, dove, ecco, c'è una certa limitazione. Si può comunque, con l'aiuto di Dio, provare a meditare. Ora, questi due brani, molto belli, ci ricordano alcuni punti molto importanti, come sempre validi non soltanto evidentemente per la divina volontà in se stessa e per la vita di Luisa, ma anche per tutti noi.
un'espressione che Gesù usa nel primo episodio, nel primo scritto, quello del 15 settembre. Il contesto è la volontà di Gesù di procedere urgentemente alla pubblicazione degli scritti mentre che Luisa era ancora viva, e lo spiega perché purtroppo era già successo, e Gesù spiega che è successo che tante sue cose manifestate alle anime, non come dire a titolo personale, noi sappiamo dalle esperienze dei santi, dalla storia della Chiesa, che e questo ci rallegra anche molto, che ci sono delle chicche ordinarie o straordinarie che il Signore riserva ai suoi figli, alle sue figlie, quindi cose rigorosamente personali che non saranno e non devono essere conosciute da nessuno in questo mondo, per nessun motivo. Ma a volte il Signore, questo è pluriattestato, insomma, nella storia della Chiesa e della santità, della spiritualità, della geografia, e fa delle rivelazioni, dà dei doni, e dice delle cose, e si manifesta in qualche suo aspetto non ad uso privato del destinatario, ma per il bene delle anime, per il bene dei figli della Chiesa. Il problema, come sappiamo bene, però, è che quando succedono queste cose ci sono una serie di fattori che si scatenano. Numero uno, c'è il diavolo che comincia a fare il matto, perché evidentemente lui non vuole che sia fatto del bene alle anime, meno che mai quando lui, che lo sa purtroppo con certezza meglio di noi, ne fosse consapevole della sua origine soprannaturale. Quindi ci si mette a mettere i bastoni tra le ruote, e i bastoni tra le ruote sono appunto cercare o di contrastare e distruggere quindi completamente quell'opera, oppure, quando questo nella sua intelligenza capisse che non fosse possibile, e metterlo a tacere, insabbiarlo, diciamo noi mortali, farlo cadere nel dimenticatoio. E purtroppo ci è riuscito tante volte, questo è un grande mistero, questo qui, perché per mancanza di interesse da parte delle anime, perché queste poveracci, che sono veramente delle persone che soffrono assai, devono, punto primo, trovare qualcuno che le aiuta, qualcuno che le aiuta a fare il suo discernimento per vedere l'origine di quelle cose, e poi qualcuno che le aiuta a mettere ordine, ad archiviarle, insomma, a metterle in maniera ordinata, e che poi se ne prenda cura per custodirla, per custodire, insomma, tutto quanto questo patrimonio grande di cose. E poi eventualmente curarne la pubblicazione, e poi negli iter, questo sarebbe il massimo, e quando la persona, insomma, diventa venerabile, la Chiesa insegna che vuol dire che i suoi scritti quantomeno sono ufficialmente dichiarati non contenenti nulla di contrario alla fede, quindi questo è il top. Poi, quando uno diventa dottore della Chiesa, questo è molto raro, insomma, la Chiesa addirittura raccomanda la lettura degli scritti, no? Comunque, allora, questo che significa? Ecco, significa che quando si vive nella divina volontà non si può, come dire, essere per questo fatalisti o trascurati, nel senso che delle cose che il Signore ci affida, certamente con calma e senza mai usare mezzi disordinati o cose di questo genere, però noi dobbiamo prendercene cura e dobbiamo prendercene cura con solerzia, ecco, perché non bisogna rimandare a domani quello che si può fare oggi. Questo è un proverbio popolare, ma nelle cose di Dio questo vale 100 volte tanto. Ecco, ogni mattina la nostra cara Santa Madre Chiesa, credo di averlo ricordato tante volte in tanti interventi, nell'invitatorio ci fa dire: ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore. Quindi subito, se ti arriva una grazia, se ti arriva un'ispirazione, se c'è qualcosa che il Signore capisci che vuole, falla subito. Non aspettare mai tempi lunghi, non procrastinare, quindi dopo oppure domani, non sono certamente atteggiamenti consoni a chi desidera fare bene alla volontà di Dio, vivere nel divino volere.
Questa è la prima cosa. La seconda cosa, importante assai, è quest'altro e ulteriore punto, ossia Gesù spiega che quello che provoca intorno a Luisa, quindi gli ordini del confessore, quel certo movimento insomma intorno a lei che tende a sollecitare la pubblicazione degli scritti, è mosso da lui. Ecco, e con questo ci spinge il Signore a comprendere che lui a volte ci sollecita al bene, non direttamente tramite le ispirazioni interiori, ma esternamente, tramite fatti, eventi, situazioni. E anche quando c'è un fatto, un evento, una situazione che a noi, come dire, non ci fa entusiasmare, ci disturba un po', non ci prende tanto, però bisogna farsi molto attenti e non escludere affatto, perché molto spesso così accade, queste sono le sollecitazioni ordinarie della grazia, che dietro quel fatto, dietro quella situazione, dietro quella persona ci sia Dio che mi stia dicendo qualcosa. Questo l'ha fatto anche con Luisa, ricordiamo sempre che Luisa vedeva il Signore tutti i giorni, insomma, no? Ecco, quindi certo che il Signore gli aveva pure dette queste cose qui, però poi nella operatività, diciamo così, nella quotidianità, nella vita concreta, il modo con cui costantemente la sollecitava l'adempimento di questo suo volere erano le cose ordinarissime che potrebbero capitare a ciascuno e a chiunque di noi. Ecco, e anche quella intenzione, diciamo così, sappiamo che lui si era mossa come tutti i santi dall'umiltà, dice non voglio mettere in giro questi scritti perché poi qualcuno potrebbe pensare che sono santa. Ecco, sicuramente c'era questo pensiero in lei, anche perché negli scritti c'erano delle esperienze molto forti, no? Cioè se uno mette in giro degli scritti dove appare che io ho dei rapporti intimi e particolari con il nostro Signore, così singolari, insomma, tra l'altro in certi casi che lasciano a bocca aperta, è evidente che chi legge quegli scritti o ti ritiene per scemo, matto, fuori di testa, invasato, esaltato o peggio ancora, insomma, endemoniato, oppure ti ritiene santo. In ogni caso, in una direzione ci sono grosse croci, nell'altra direzione c'è comunque il grosso pericolo, diciamo così, di essere tentati di vanagloria, di superbia e cose di questo genere. Ma qui Gesù non vuole sentire niente. Questo si fa prima della tua morte, qui non c'è niente da aspettare. Perché si tratta, specifica, di far conoscere gli effetti, i pregi, il valore che contiene il mio volere operante nella creatura, quando essa vive in esso. Dinanzi alle opere grandi e importanti, si ribadisca, nessuna tergiversazione e nessun indugio. Questo vale anche per l'opera grande che comunque tale, non dimentichiamola, che è la salvezza e la crescita della nostra anima, che anche se certamente non è grande come la conoscenza e la diffusione della divina volontà, insomma, viva Dio, non è così, però ec voluntas Dei, santificatio vestra, insomma, si legge nel Nuovo Testamento, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E Dio non si mette all'ultimo posto e Dio non lo si fa attendere. Dio lo si mette al primo posto e il massimo sarebbe che appena batte ciglio giace il nostro fiat e facciamo subito quello che lui ci ha detto. Guardate che questo subito, pensiamo anche ai racconti evangelici, no? Gesù incontra Pietro e Andrea, li chiama, subito lasciate le reti, lo seguirono. Poi chiama Giovanni e Giacomo, subito lasciate le reti, lo seguirono. Chiama Matteo, saluta al banco delle imposte, subito Matteo si alza e lascia il lavoro da gabelliere e segue Gesù. L'episodio di Zaccheo: Zaccheo, scendi subito perché devo fermarmi a casa tua, subito, d'accordo? Cioè
Noi oggi siamo ultra tecnologizzati, siamo ultra, abbiamo le comunicazioni in tempo reale, ci serve una cosa, andiamo sul negozio di e-commerce, diamo una sbirciatina, 3 minuti massimo, anche 2, anche 30 secondi a volte, un click, un pagamento elettronico, il giorno dopo quella cosa sta a casa tua, no? Quindi ce l'hai subito. Cioè, ecco, noi siamo sempre molto solleciti per tante cose, ma ricordiamo che subito, sono molto tentato di dare questa meditazione il titolo di presto e subito, ecco, queste cose, presto e subito vale per le cose di Dio. Ecco, magari ecco, il frutto di questa meditazione sia proprio che si scriva nella nostra anima, entri nella nostra anima, si sigilli sul nostro cuore questo. Quando Dio chiama, presto e subito. Dio non si può dire ripassi in un altro momento che adesso non sto comodo, no? Sapete, noi poveri preti, quando andiamo a benedire le case, succede di tutto, si fa proprio un test anche dello stato veramente, a volte veramente critico, per non dire penoso, insomma, della situazione che c'è in giro, no? Delle volte, tu suoni alla porta e dici, ah no, guardi padre, adesso non posso, ripassi. Cioè, è chiaro che le persone non sono consapevoli che tu stai facendo un giro programmato, no? Io in generale mi posso mettere a ricordare tutti i posti dove mi hanno detto ripassi e ripassarci dopo, no? Ecco, però adesso a prescindere da questo, quindi non c'è niente di personale, ma quando succedono queste cose io subito penso, cioè vedi questo, questa persona è l'immagine di chi ti bussa il Signore alla porta, perché certamente vado a fare questa cosa in quanto sacerdote, insomma, perché ritengo, insomma, che un sacerdote che ti bussa alla porta per benedire la casa, per quanto povero e indegno quale io sia, sia sempre accompagnato da nostro Signore, è Lui che ti benedice la casa attraverso di me, non certo io. Dico, questo ha detto ripassa, adesso non sto comodo, al nostro Signore. E basta ripensare alla parabola che abbiamo sentito qualche domenica fa durante le sante messe di quest'anno, sugli invitati che non accettano, ci sono invitati a nozze, ah io adesso non posso che c'ho da fare questo, ah io adesso non posso che c'ho da fare questo, ah io adesso non posso che c'ho da fare questo. Cioè, altro che presto e subito, ogni volta che il nostro Signore muove qualcosa, sembra sempre che ci sia tanta di quella roba da fare che per tutto sia tempo meno che per Lui, e questo è un problema grossissimo, perché sono grazie sprecate, sono occasioni perdute, e sono opportunità perse. Ecco, i miei cari amici di Design hanno scritto una bellissima canzone che suggerisco, ecco, assolutamente più giovani tra gli ascoltatori, di ascoltare con attenzione. Si chiama Le opportunità che ho perso. Sono molto profondi i testi di alcuni testi di questo gruppo musicale, no? Le opportunità e le occasioni non si devono perdere, si devono tutte quante valorizzare. Noi le vedremo tutte al termine della vita, vedremo quante volte il nostro Signore ci ha detto guarda che io ti sono venuto incontro in questo fatto, in questa situazione, in questa realtà, ti mandai quell'ispirazione, ti suggerì, vatti a confessare, vai a messa, vai a sentire quell'incontro di formazione, e impiega bene il tuo tempo, leggi di quel libro, ascolta quella catechesi, che ne so, vai a quel pellegrinaggio, vai a quell'incontro. No, 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 no. Ecco. Quindi il problema è che queste cose avvengono con estrema leggerezza, ecco perché la meditazione serve a farci attenti a questo, no? Ecco perché il Signore non ci manda l'Arcangelo Gabriele in forma visibile a dirci guarda che adesso voglio che tu fai questo. Non funziona così. Ci manda all'interno del cuore le ispirazioni e all'esterno, come in questo caso, inviti, fatti, persone, situazioni che in vario modo ci sollecitano. Ma dietro quelle sollecitazioni c'è la volontà di Dio, c'è Lui, quindi questo teniamolo presente. Allora, l'ultimo punto di meditazione, questa bellissima preghiera, insomma, di Luisa nel secondo scritto, che la facciamo nostra, ecco, e poi facciamo nostra anche la raccomandazione che in forza di quella preghiera fa Gesù, cioè, dice, amore mio, fa che da tutto l'essere mio non esca che amore, lode, riparazione, benedizione di te. Ecco, e Gesù gli risponde, dice, è decoroso per me e per te
che da te non esca altro che amore, santità, gloria, tutto per me. Allora, questo perché? Questo lo vede anzitutto nostro Signore, questo non vale soltanto per i nostri comportamenti pubblici, no? Pensiamo, insomma, no? Una persona che cerca di vivere nella divina volontà, se prende, si arrabbia in maniera grossolana. Io credo che questo sia un lusso che non ce lo possiamo permettere più, che Dio ci salvi, certamente abbiamo l'umana debolezza, per cui se dovesse succedere, per carità, uno si prostra, si umilia davanti al Signore, chiede perdono eventualmente alle persone a cui avesse dato cattivo esempio, quindi tutto è possibile, no? Quindi dobbiamo fare purtroppo i conti con la nostra umana e strutturale debolezza, però dobbiamo anche essere consapevoli, e mano a mano che la vita del Fiat entra in noi, questo lo vediamo, che alcune cose non ce lo possiamo permettere più. Immaginiamo una persona che vive nel Fiat, che ha una bocca che è una cloaca, insomma, no? Cosa oggi purtroppo è una cosa che mi dà talmente tanto fastidio, ma è molto diffusa. Ma fai avere una bocca come una cloaca, cioè ma ti pare, no? Questo sarebbe uno che vive nella divina volontà, che raggiunge la santità delle santità. Ma dico, ma non diciamo sciocchezze, no? Oppure che si abbiano dei modi che non siano sempre profondamente amorevoli verso tutto e verso tutti, anche verso quelle situazioni, anche verso quelle persone che, se volessimo ragionare come un tempo, come mentalità umana, tu diresti, ma io questo io devo dire qualcosa, moglie faccio una faccia di schiaffi tanta, d'accordo? Ecco, questo non si può fare, perché anche nei confronti della persona che fosse cattiva e che facesse un sacco di guai, un sacco di cose brutte o di scandali, se vogliamo, non possiamo e non dobbiamo perdere la dimensione dell'amore, certamente l'amore sofferente, no? Cioè dobbiamo chiederci, sì, la Madonna, adesso, perché Gesù è anche Dio, quindi quando ci paragoniamo troppo a Gesù, Gesù ogni tanto fa anche qualche botta di giustizia, no? Chiamiamola un po' così, no? Ecco, invece la Madonna, che è la pura creatura che ha vissuto nella divina volontà, a mio avviso, per certi aspetti, mi si capisca bene quello che voglio dire, deve essere ancora di più un punto di riferimento. Ma noi ci immaginiamo la Madonna che se mangia viva una persona, o che la mortifica, la biasima pubblicamente, attenzione, anche se quella persona è veramente peccatrice, la Madonna piange sicuramente vedendo una cosa di questo genere. Questa è la prima cosa, prega per lei, e se le parla nell'anima, diciamo, facciamo finta, se dovesse incontrarla, cercherebbe con le lacrime agli occhi, con tutta la dolcezza e l'amore che può, di farla riflettere e di persuaderla sui disastri che sta combinando, insomma. Quindi questo sicuramente farebbe la Madonna, senza nessun dubbio. E questo certamente è quello che dovremmo cercare anche di fare noi. Ecco, che non esca da noi nient'altro che non amore, santità e gloria per Lui. Ultimo aspetto da meditare, gloria per Lui. Di noi ci deve importare meno che niente. C'è un salmo bellissimo che dice queste parole: non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. La nostra vita, io sono meno che niente, d'accordo? Sono meno che nulla, ma tu sei il tutto, e possa la mia vita, la mia testimonianza, tutto quello che sono, che ho, che faccio, concorrere sempre a dare questa grande testimonianza di vita e amore, e soprattutto di gloria a Dio solo. Bene, Santa Vergine Maria, tutto subito e gloria a Dio solo. Ci potremmo portare dietro queste espressioni che sintetizzano un po' il contesto di questa meditazione.
per davvero ritenere nel cuore quelle importantissime cose, ecco, e tanto preziose, che oggi il Signore ha sottoposto alla nostra meditazione. E ti chiediamo la grazia e l'aiuto, come sempre, di viverle e di metterle in pratica, perché non chi dice Signore, Signore, o chi fa lunghe e belle meditazioni, ecco, entra nel Regno dei Cieli, ma solo chi poi quelle lunghe e belle meditazioni le mette fedelmente, per quanto può, con la tua intercessione e con l'aiuto della grazia, in pratica. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, ave, amen.